Sulle note di Turnaround apre anche la parte televisiva di questo appuntamento radiofonico chiamato Happy Hour. Stefano D'Alberto con voi, la regia del nostro Fratta e tutti coloro che tra un po' saranno con noi in studio per essere chi ci racconta un po' della sua attività e chi vuole far conoscere al pubblico radiofonico e televisivo quello che sta succedendo, insomma, nella propria carriera, nel proprio lavoro. In questo caso abbiamo Simone Pavone, bentornato. Ciao, negli Stefano. Studi di Ketchup. Grazie ancora per l'invito. Non è la prima volta, ma è sempre un gran piacere. Ti ringrazio ancora per l'invito, perché una delle poche che danno modo a noi che facciamo questo lavoro di farci vedere, di far sapere agli altri quello che c'è in giro, insomma. Noi speriamo di potenziare il tutto, riuscire a mantenere questa cosa a lungo. Comunque invitiamo anche quelli che fanno musica, se facciamo un bel gruppo, un po' un catenaccio, riusciamo a portare sulla cosa. Anche perché dipende da noi musicisti, perché purtroppo io lo dico sempre, la musica in Italia non è considerata una forma di cultura, ma semplicemente una forma di divertimento. Sì, viene vista come divertimento. Esatto, quindi e non credo tralasciata. Esatto, io ogni tanto propongo in una maniera un po' folle, anche sulle pagine di Facebook, sì. Propongo uno sciopero della musica. Proviamo un po' a togliere le colonne sonore dai film, la musica dalle radio, i jingle dagli diventa spot. Diventa una cosa arida proprio. Esatto, poi magari qualcuno si renderà conto che forse anche i musicisti hanno un piccolo ruolo nella società. Ieri vedevo per esempio Bollani che faceva uno spettacolo notturno con la radio, esatto. In cui suonavano, molto particolare, esatto. Un esperimento difficile su, esatto. Rai 3, stanno facendo questa cosa molto. La musica serve per molti solo come, molti la vedono solamente come veicolo per portare a casa. Anche una terapia solo la musica. Quindi lo dice a me, che adesso ne parleremo. Insomma. Infatti ne parliamo. Intanto noi ci siamo incontrati con Simone per un appuntamento dedicato al calcio, ma anche, come dire, al divertimento, perché c'erano personaggi, esatto. Raccontiamo un po' questa esperienza. Sì, siamo stati qui un mesetto e mezzo fa. per presentare la partita del cuore. Io accompagnavo nell'occasione il presidente dell'associazione, sì. Orizzonte, la signora Mattoscio Michela, salutiamo. Che tra l'altro assolutamente salutiamo, con tutti gli operatori dell'associazione. E loro avevano promosso questa partita insieme a un altro, al Kiwanis Club, proprio per promuovere, per sensibilizzare l'opinione pubblica, oltre che per far cassa, perché c'è bisogno veramente, bisogna aiutare. Assolutamente hanno bisogno di qualsiasi cosa questi ragazzi, soprattutto quando escono dalla scuola. Parliamo di disabili, di diversamente abili, quindi ed è stato veramente un bellissimo appuntamento. Io nell'occasione dissi che per me era una bellissima cosa, in più essere allenato da Galeone, per me che ho scritto tra il bianco e l'azzurro era. Poi ricordiamo che c'erano anche tanti protagonisti del mondo dello spettacolo. C'era Marco Papa, tu eri stato invitato, non hai voluto giocare, diciamo. No, non è che non ho giocato, ero impegnato in un altro spettacolo, mi sa anche Duccio. Sì, esatto, anche Germano era impegnato. C'erano sono stati anche personaggi dello sport come Danilo Di Luca, adesso tutti non mi vengono in mente. Comunque entrare dentro gli spogliatoi e ricevere gli ordini da Galeone è stata comunque una certa emozione, anche ha messo nel cassetto. E intanto invece ritorniamo al disco. Io so che tu hai preparato qualcosa, non so se c'è un o l'audio, sì. abbiamo tutte le forme possibili. Sì, io poco tempo fa ho pubblicato questo album che si chiama Canzoni a soggetto, uh-huh. E che innanzitutto l'ho pubblicato per festeggiare, è stato pubblicato per festeggiare i 20 anni della mia attività. Insomma, una lunga attività, sono quindi, tanti. Tra insegnamento, scuola, serate, concerti e canzoni. A tutto tondo la musica, insomma. Assolutamente, e sempre però con la cosa da fare. Noi dobbiamo avere sempre in mente non quello che abbiamo fatto, ma quello che dobbiamo fare. È sempre un nuovo obiettivo dopo il raggiungimento di quello precedente. Non potremmo chiamarci musicisti, sì. Quindi artisti è una parola un po' grossa. Però questo ci tengo tanto, questo CD album, perché innanzitutto racchiude alcune canzoni più importanti delle quattro precedenti pubblicazioni da solo. In più aggiunge dei brani nuovi, inediti, che abbiamo scritto per l'occasione. E la filosofia con cui ho voluto pubblicare questo album è la solita che cerco di adottare nella mia scuola, sì. Nelle serate, cioè cercare sensibilità diverse. Io ho la fortuna di collaborare, veramente la fortuna, sottolineo, di collaborare con artisti straordinari, che spesso trascuriamo semplicemente perché Nemo è profeta in patria. Questo è l'unico motivo. E così come durante le lezioni, durante i nostri progetti, in questo CD ho voluto avvalermi della collaborazione di musicisti che potevano dare quel qualcosina in più.
Ecco, io per esempio inizierei ad ascoltare qualcosa, poi casomai andiamo nello specifico raccontandovi meglio chi ha partecipato al disco. Adesso cosa faremo ascoltare? Ascoltiamo La Porta Aperta, che è un brano che ho scritto pensando a Massimo Riva, ex chitarrista di Vasco Rossi, con cui la nostra scuola ha stretto un gemellaggio da qualche anno. Benissimo. Riprendiamo, mentre qui si chiacchiera in studio, si parla anche di tante persone che collaborano in questa produzione discografica che riguarda Simone Pavone, ospite con noi in Happy Hour, un appuntamento radiotelevisivo che porta in luce anche quello che accade dietro il tuo lavoro e tanti altri nomi sono collegati. Di che altro progetto vogliamo parlare? Ecco, intanto prima parlavamo di collaborazioni importanti. Noi abbiamo il brano, l'abbiamo sfumato sulle note dell'assolo di Red. Quindi abbiamo... ed è il primo artista che mi viene da citare, perché secondo me, e non solamente secondo me, è un artista assolutamente di livello internazionale. Molti potrebbero pensare che io stia esagerando, non è così, ve lo garantisco, perché Red, io ho l'onore e la fortuna di lavorare con Red. Sempre con lui, quindi assolutamente. Lui, tra l'altro, questo disco lo ha vestito, perché come tutte, lui è un polistrumentista, è un arrangiatore, lui ha prestato la voce ad alcuni miei brani, perché io non canto, tranne un brano di cui parleremo dopo. E io veramente ho la fortuna, ultimamente è stato negli Stati Uniti, a fare delle collaborazioni importanti di cui sentirete parlare tra un pochino. Insomma, spero che possa anche raggiungerci qui. Assolutamente, radio, infatti oggi, ne parlavamo prima, assolutamente, esattamente. Io spingerò perché lui possa venire, perché è una delle persone che al di fuori di Pescara dell'Abruzzo è assolutamente considerato un fenomeno. E poi qui Red è un amico. Siamo un po' troppo amici. Siamo troppo amici, dobbiamo essere più professionali e riconoscere i meriti a chi meriti ha. Esatto. Io nel mio disco ho scritto, cercando di utilizzare una capacità di sintesi che spesso non mi è propria, che Red è creatività, quantità e qualità. Bene. Quindi secondo me in questa maniera cerco di racchiudere il mio pensiero nei suoi riguardi. Poi c'è stata una cosa che avete fatto con i detenuti. Con i detenuti, quindi un tema, come dire, un po' più, molto più serio. In questo album sono racchiusi alcuni risultati di progetti sociali che abbiamo fatto. Uno è quello di cui abbiamo parlato prima con l'Associazione Orizzonte, di cui abbiamo scritto la canzone, e quel giorno è stata messa allo stadio come inno, diciamo, in un certo senso, di questo evento. Assolutamente. E questo è invece un progetto che abbiamo realizzato con i detenuti per anni, lo abbiamo fatto nel carcere, nella casa circondariale di San Donato, ed è il primo caso in Italia in cui dei detenuti abbiano cantato e realizzato dei brani inediti, perché in altre occasioni hanno fatto cover, altre canzoni situazioni già sentite, già conosciute. Io ho scritto tutte le nuove canzoni insieme a loro, insieme a questi ragazzi. Abbiamo portato, siamo andati io e Red nel teatro della casa circondariale a registrare loro, ed era simpaticissimo, uso questo eufemismo, vedere come delle persone che magari durante la loro vita normale non hanno sicuramente questo tipo di intrattenimento, vederli intimidirsi perché sbagliavano il coro, perché sbagliavano la nota, e diventare rossi. Sono stati bravi alla fine. Sono stati bravissimi. Vado orgoglioso anche del fatto che per la presentazione abbiamo ottenuto un permesso speciale per far uscire temporaneamente due detenuti e per presentare. Tra l'altro, nel brano si parla di questo detenuto che sogna di infilarsi gli occhiali, è come una rockstar, uscire e cantare. Esce fuori e canta. Praticamente quel giorno si è realizzato quello. Sogno. Assolutamente, allora, il sogno. Noi e facciamo una cosa. Sì, c'è sia l'audio che il video di questa canzone che si intitola L'occasione. Il mondo gira a stento, ho il dubbio che sia fermo.